Sì. Come nasce quindi un'imbarcazione, una barca? Ma nasce con una sola sagoma per le ordinate, le ordinate sono le costole, e poppa e prua, cioè tre sagome. Un maestro conosce bene perché la sagoma ha dei punti, dei segni che poi rientra per dargli la rotondità, è un po' una cosa che viene da lontano, molto vecchia. Quindi non c'è per le piccole imbarcazioni un progetto, un disegno preliminare, sì. No, perché capitava che uno faceva una barca, era un po' bassa o larga, la seconda la stringeva, insomma, si andava per gradi fino a trovare la perfezione di una barca, insomma. Posso dire che il gozzo c'ha la poppa e prua a punta, perché quando andava sulle spiagge, perché i bastimenti avevano le loro barche per andare a terra, allora, avendo proprio a punta, se l'andava sulla spiaggia, quando arrivava l'onda da dietro, non la metteva di traverso, perché rompeva e si apriva. Cioè, questa è la ragione del gozzo, Della la doppia poppa e prua a punta, punta. Poi ci sono le lance, che hanno lo specchio di poppa e la prua a punta, che avevano anche. I miei antenati avevano un cantiere a Cala delle Batterie, dove si fa la festa della Madonna della Madre, già dal 1850. No, io i sacrosanto. gozzi ne ho fatti pochi, perché a me è piaciuta sempre la nautica da diporto.